Noi riceviamo, perciò, gioie e piaceri come un'effusione di grazia. Chi pensasse che la presenza di gioie e piaceri nella sua vita sia un premio assegnatogli dagli dèi per innalzarlo al di sopra di tutti gli altri, otterrebbe l'esito opposto. Non ci è lecito in alcun modo intendere gioie e piaceri come una concessione elargitaci allo scopo di farci considerare preferiti rispetto ad altri. Il senso in cui dobbiamo intenderli è quello di un'occasione che ci viene data al fine di sentirci nella grazia di quelle entità divino-spirituali. Un processo è, dunque, quello di sentirsi nella grazia. L'altro sentimento ci rigetterebbe molto, molto indietro nella nostra evoluzione. O uomo, non credere di poter avere grandi piaceri e gioie per merito di particolari virtù del tuo karma. Credi, invece, di poterli conseguire solo se tali pregi non hai. Aspetti profondi del karma. Di Rudolf Steiner.